su Crunchyroll è sbarcata la seconda parte della prima stagione di Orient, anime basato sull'opera di Shinobu Otaka, mangaka già celebre per Magi: The Labyrinth of Magic. Dopo i primi 12 episodi di Orient, in simultanea con il Giappone, potrete ora godervi ogni settimana un nuovo capitolo. Il manga invece è composto da 14 volumi ancora in corso ed è attualmente inedito in Italia. La storia potrebbe sembrarvi già sentita. Una società dispotica nel periodo feudale degli stati belligeranti rende la popolazione soggetta a una costante manipolazione. Due ragazzi, amici di infanzia ma in posizioni sociali differenti, decidono di imbracciare le armi e combattere. Tuttavia, in questo caso, a dominare il mondo sono gli Oni, i demoni giapponesi. I due protagonisti, Musashi e Kojiro, hanno un character design molto curato. Il primo, come il resto o quasi degli abitanti del suo paese, ha i capelli rossi, che in questo caso possono rappresentare l'appartenenza simbolica alla maggioranza. Il secondo invece è biondo, con gli occhi color ametista, un reietto costretto a portare con infamia la sua katana. Kojiro è discendente da una famiglia di Bushi, eroi paragonabili ai samurai che si rifiutano di sottostare alla tirannia dei demoni e che li combattono. Tuttavia, la popolazione venera i propri dominatori e demonizza i Bushi. Il percorso dei giovani amici, raggiunti poi dal terzo componente del gruppo, una ragazza, si prospetta triste, lungo e tortuoso. Ma è sicuramente meglio morire combattendo che vivere come schiavi. La crudezza dell'opera non è tanto nelle scene splatter, anzi queste sono ridotte e piuttosto edulcorate, quanto nella rappresentazione della bassezza e dell'ignoranza umana. Un messaggio chiave in moltissimi anime più impegnati, a partire da Devilman di Gō Nagai. Shinobu Otaka si è distinta nella sua precedente opera tanto per l'approfondimento certosino della psicologia dei personaggi, quanto per la capacità di tessere un mondo affascinante e complesso, dove la giustizia trionfa di rado e dietro un character design infantile si nascondono nefandezze e violenze. E con queste premesse, anche Orient si sta facendo valere tra i battle shonen.